Signore e signori, i vostri problemi stanno per terminare, perché lei sta per tornare nuovamente tra noi poveri mortali. Direttamente dallo studio di Los Angeles, ecco a voi la divina, cosmetica, stellare, idratante, purgante e antiossidante, Lady Mariella la... Favolò! Benvenuti nel mio studio, nel mio grandissimo studio, che non è però quello di Los Angeles, perché per motivi X e Y non ci siamo potuti andare. Però vi dicevo qua, questo è il mio studio di Baugina. Potete venire qua, potete parlare con mia, perché lo sapete che i miei consigli sono unici, sono favolosi. Io sono Lady Mariella, la favola, lo sapete, guace? Lady Mariella ha una grandissima novità per guace. Lady Mariella, come vedete, ha una cosa in più. La volta c'era la palla, c'erano le gatte. Adesso c'è una grandissima novità. Grazie ai vostri consulti, grazie alle vostre telefonate, grazie a tutti i problemi che io vi ho risolto, perché vi siete stati favolosi, mi sono comprata il computer. E ora questo computer ha diventato una maga attuale. Perché grazie ai vostri consulti me lo sono potuto comprare, giusto? E quindi ora siete tutte carincia, tutti belli schiedati. Perché carincia ci trovate, ci sono i vostri nomi, cognome, data di dove siete nati, il gruppo sanguigno, i gianzamenasi, i biochetasi. Insomma, ci sono tutte cose carincia. Addirittura ci sono pure i vostri documenti. Perché ci sono i carti d'identità e ci sono pure le vostre fotografie, i patenti, i passaporti e i profili di Gay Romeo. Minchiate. Bene. Pronto? E tanto, Lady Mariella, sono Nunzia, si ricorda di me? Nunzia,
Quella della via Eugenio De Miro in provincia di Brancaccio. Ah, sì, sì. Sì, certo, mi ricordo perfettamente. Allora, sarò breve e circoncisa. Vorrei che tu mi risolvessi il problema di mia figlia e poi mi dessi pure i numeri del lotto, così me li gioco. Ma io ora c'ho il computer, quindi dobbiamo inserire tutti i dati giusti. Ecco, mia figlia si chiama Lady Diana. È nata il 1° aprile del 2000. Aspetta, Lady spazio Diana? No, Lady Diana tutto attaccato con due D. Tutto unico, no? Ecco. Ah, ho capito. Ed è nata il 1° aprile 1993. Perfetto. Ora, il problema è che praticamente mia figlia sa tutto l'iPhone. E io adesso non so quando la chiamo, se mi costa per interurbana. Che certo che ti costa chiusa, che ti pare che sono regalati telefonate. Sì, coin! Certo, ora però noi troviamo la soluzione perché ora ti rugno due numeri, te li giochi e così risparmi le telefonate, giusto? Allora, vediamo il computer che cosa ci dice, va bene Gioia? Io sono il fine, usare. Grazie. Allora, ecco qua, mi sto dando subito i numeri, giustamente, i numeri giusti su 15 e 55 che corrispondono praticamente alla telefonata anale 15 e 55. Qual è ruota? Devi giocare sulla ruota di sciacca. Va bene tesoro? Grazie Di Mariella, favolo. Proprio favolo, arrivederci. Voglio bene, ti adoro, ti amo, arrivederci. Grazie favolo. Arrivederci. Aspettiamo le telefonate. Bella magia. Ho avuto un cattivo presagio. Come una cosa in coscia. Mi sento una cosa dentro. Ma non è la guanume. Bene, cari comuni mortali, è arrivato il momento di salutarvi e io di tornarmene nella mia dimensione spazio-temporale, a Ficarazzi. E vi ricordo sempre che io sono Favolò. Bella magica, murria, passami tappine, che hai usci scarpe che mi fanno male. E Mariella, il problema ha chiamato un sacco di volte al telefono. Pronto? Amo. Calogero. Ma non l'ho infilato questo telefono. Ah. E quando viene? Sì, ora stai arrivando. Mi chiamare quando c'è la trasmissione, va bene? Amo, ne è nagate che si fanno i falena. Amone, stai accattando per là e arrivo. Va bene, a te aspetto. Arrivederci, ti saluto, ne vedremo a casa. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ti amo, ciao, ciao. Amone. Calogero, amore, casogno. Oh! Qui c'è la sfisa, qua. Ma quelle cose, qua. Amo! Me ne danno più il calatini, per riposo in antichi. Aspetta, stai facendo... Sta sistemando la sfisa, qua. Non vedi che stai sistemando. Ora arrivo, ora arrivo. T'accattavo qua un cielo per l'ana, accattavo Fibriz. Capolici che i camisi non ti vengono belle pulite. Ma che te la mente, sì? Non ti abbassi un tipico che c'è molta vizia. Dale, lascia stare, va. Lasciamo perdere. Amone. Ora anzi, mi accancio, perché qua io su coso lì con sogno tutta suonata. E mi valevo queste cose, va. Esci! Esci! Sapete. Amore? Fece. Ora andate via te. Ho una cosa per te.
gira come fosse una bambola. Poi mi butti giù, poi mi butti giù come fosse una bambola. Non ti accorgi quando piango, quando sono triste e stanca, tu pensi solo per te. No ragazzo, no, no ragazzo, no, del mio amore non riderei. Non ci gioco più. Ora ci penso io a te. Cazzo mio. Ecco. E mangia. E qua? E qua è mistura? Io l'aspettavo a nudo. Cosa lì? Taglia qua. Sempre il nome è più. Essere chiù. Essere chiù, stesso. Va bene qua. Essere che è postino. Dice che non c'è nulla, non è posto. Aspettava accanto a muore. Consumare famiglie. Ma quale famiglie? Io faccio più travaglio. C'è molto travaglio. Tanto ci vuoi stare davanti a me mogliere. Ma tu mogliere? Ma io faccio più buaggi. Più buaggi faccio. Più buaggi. Ho fatto più buaggi. Un giorno ho fatto più buaggi. Dico sempre che non è trasmissione. Dico più buaggi. Non c'è. Vai, sta vai. Gira, te la così. Mettete il capo. Benvenuti a questa edizione straordinaria dall'ANSA, una notizia terrificante. Questa mattina nel suo appartamento è stata assassinata insieme al marito la cartomante internazionale Lady Mariella, detta La Favolò. Era appena rientrata in casa dopo la diretta dallo studio di Baucina quando due killers irrompono nell'appartamento accoltellando prima il marito e dopo qualche tortura freddando Lady Mariella con un proiettile diretto al collo. La polizia è ancora in cerca degli assassini. Shock e disperazione tra la gente. Adesso vediamo nel servizio come la notizia ha raggiunto in poche ore tutta la Sicilia. Il servizio. Scusi, lei conosceva Lady Mariella? Sì, qua.
Ah, al Santino? Ha saputo che è morta? No, non lo sapevo. Lei conosceva Lady Mariella? E come non la conoscevo? Altro che se la conoscevo. La chiamavo sempre, eccola, sempre qui la tengo, sopra il cuore la tenevo. Sapeva che stamattina è morta? Veramente? Eh sì, domani mattina ci saranno i funerali a Palermo. Devo esserci, io corro a Palermo, scusi. Sì, noi conoscevamo Lady Mariella. Lei chiamava sempre. Lady Mariella. Chi è tu che conosciamo Lady Mariella? Non la vedo, ma non la fotografia a te. Tu passa passata lì e si mette a chiare. Mi dispiace io che ammazzato. Mica cavolo! Lei si è fatto mai leggere le carte a Lady Mariella? Sì, come no? Ma io sapevo che era la signorina e non che aveva il suo marito. Comunque era una signorinella, io la stimavo veramente. Tutta Palermo la piange veramente. Cacca, a me non è. Ho capito. Ma le ha mai letto la mano Lady Mariella? Ma io da come pensate che esiste lo fate i chili? Purtroppo ormai, come tutti quanti sanno, la città piange la sua scomparsa. Peccato! Prima di allora non poteva scomparire. Mamma! Ma ringraziami, Lady Mariella! Ma ringraziami! Basta, basta, non ne voglio più sapere. Basta. E intanto le indagini continuano e gli inquirenti sospettano che si tratti di una vendetta. I corpi di polizia e carabinieri sono risaliti ad una telefonata che testimonierebbe le origini di questa tragedia. Sembrerebbe che la nota cartomante avrebbe aiutato una donna a tradire il proprio marito, che già da molto tempo non la soddisfava sessualmente. Vi mostriamo in quest'altro servizio la registrazione della telefonata. Il servizio. Ah, bene, Lady Mariella, io la sto chiamando perché ho un problema che mi sta proprio turbolentando dentro. Ho proprio la passera solitaria. Certo, quando uno ha combinato così, certo, ma che cosa la va a fare? Quindi, Lady Mariella, io non so che cosa dirle. A questo punto io penso che sia forse opportuno che io conosca un'altra persona. No, Lady Mariella, io sono all'antica. No, voglio le carte. Ma a catamora, ma questa, a catastu... No, Lady Mariella, le carte. Gaetania e Pascio. Gaetania. Giriamo le carte. Allora, la soluzione è trovata, perché io sento rientrare mia regia, inquadriamo la carta per favore. Allora, questa carta ci indica, lo vedi questa carta che favolosa sì. È? Questa carta mi indica che lei sta per conoscere una persona nuova. Lo so, sento che lei la conoscerà subito a questa persona, non lo so, sento qualche cosa che sta succedendo, che lei la deve conoscere. Com'è? Lady Mariella, hanno suonato alla porta. Hanno suonato alla porta. Di nuovo, ma come? Rispondi. Vado subito, Lady Mariella. Vado. Ciao, sono Filippo, vorrei conoscerti. Filippo, scusami, è la telefono. Non te ne andare, aspettami un attimo. Lady Mariella, c'è un tuo figlio, ma fosti tu? Ecco adesso da parte della nostra redazione un omaggio a Lady Mariella. Abbiamo raccolto i momenti più belli della sua carriera. Il servizio. Lady Mariella la favolò. Era conosciuta e apprezzata in tutto il mondo. Dalla casalinga al direttore d'azienda, dallo sfincionaro alla direttrice di Zara, dal parcheggiatore di Via Maggiore Toselli al Dalai Lama, dalla travestita di Piazza San Domenico al Santo Padre. Qui dove il mare luccica e tira forte il vento. In un mondo di ciarlatani, solo una donna come lei era riuscita a fare dei suoi vaticini una cura d'amore. Ascoltava le pene dei suoi pazienti, ne accoglieva con empatia i dolori, dava il consiglio più appropriato e riusciva in breve tempo a dare nuova luce alle vite altrui. Nata da umile famiglia di Caprari a Baucina, piccolo centro della provincia di Palermo, fin da piccola manifesta particolari doti medianiche, parapsicologiche ed anali. Quindi molto presto passerà da una XXL ad una medium di fama internazionale. Con la scomparsa di Lady Mariella, un grande vuoto che ben poco ha di favolò,
resta in questo mondo devastato dal relativismo, dalla crisi economica e dalla passività imperante. Allora, lei di Mariella, proprio volete sapere? Siamo qua, ne sapessi necca, e la conosceva. Dove? Che dici? Ma si stava qua in faccia, la conosce mica e mica. Ma chi ti scappa sempre in moccata? Chi dopo il tuo niso suore? Da chi c'è ne stava qua in faccia? La saccio io, ne sapessi. Ma? Comunque, io propongo al caposindaco che la città di Baucina deve diventare città di Lady Mariella. A saluto. Giusto. A saluto! E intanto domani ci saranno i funerali, in migliaia le persone che si stanno recando a porgere l'ultimo saluto a quella che è stata in qualche modo la loro guida spirituale. La camera ardente è stata allestita presso l'abitazione della sorella della cartomante. Per adesso è tutto, arrivederci ai prossimi aggiornamenti.
Signore, dobbiamo chiudere. Vuole salutare. Signore, mi viene in sonno piedi, non ti aspettare qualche minuto. Signore, per capire un po' di spazio. Sarei solo, ma per me va bene a te.